Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati in nuovi della vostra, forse rubrica preferita, dove dovete diventare ogni settimana o ogni due settimane, come è capitato settimana scorsa, più povero delle precedenti. C'è un pochino di roba di cui parlare, anche questo, a questo giro, ci sono un po' di cose molto molto interessanti, che come sempre potete trovare qua sotto in descrizione, per poter recuperare come sempre su Amazon. Solito discorso, se voi li acquistate tramite mio link a me, Amazon riconosce una minuscola percentuale, ogni tot mi fa questo regalo, questo buono regalo, che però voi assolutamente non toglie niente. Mi raccomando, se vi andasse di farlo mi farebbe molto molto piacere, ma mi farebbe ancora più piacere se fosse di Pavia, se capitate da queste parti, ecco, questi bei fumetti trovate belli freschi alla nerderia di Pavia, come al solito indirizzo tutto quanto sono qui sotto, veniteci a trovare. Comincio, anzi, però mi sto dimenticando di una cosa molto molto importante. Mercoledì vi faccio vedere una cosa bellissima, una roba bella bella bella, non so ancora che ora, se rimanete, state tunnati, perché mercoledì su questi schermi, su questi lidi, vi farò vedere una roba veramente molto molto figa, che vi mostrerò anche un po' sui social, anche su Instagram in particolare, quindi se non mi seguite su Instagram seguitemi anche lì, così vi farò sapere per benino tutti i dettagli, ma è una roba veramente molto 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 figa che non vedo l'ora di farvi vedere anche a voi. Cominciamo con i manghi. È uscito settimana scorsa, anzi l'altra ancora, il numero 16 di Record of Ragnarok, come sempre di Azuchika, Shinya Omemura e Takumi Fukui, e di Star Comics al prezzo di 6,50€, uno dei miei fumetti preferiti del momento, mi piace veramente un sacchissimo, con il settimo scontro, se non mi ricordo male, di questo Ragnarok, di questo gigantesco scontro, di questa Royal Rumble tra i 13 peggiori o migliori rappresentanti dell'essere umani e i 13 migliori o peggiori dei di tutti i Pantheon. In questo caso abbiamo uno scontro fra niente proprio di meno che Hade, il signore del Tartaro. Guardate qua che bello, insieme ai suoi fratelli. Ce n'è un altro, viene introdotto anche questo quarto fratello di questa figliata di Crono, del titano Crono, un'aggiunta un po' inedita rispetto al canone mitologico, però come sempre sono dei ricami fatti su queste storie che tutto sommato reggono anche abbastanza bene per la storia, contro, non mi ricordo mai come si chiama questo benedetto cristiano, Qin Shi Huang, che niente po' di meno che sarebbe in realtà uno dei due protagonisti di Kingdom, di cui tra l'altro parleremo tra pochissimo, che appunto è stato questo grande condottiero, questo grande re che ha unificato tutta la Cina in seguito a una guerra durata veramente tantissimi anni, 500 anni pare. Eccolo qui, quest'altro personaggio che anche lui si batte con le unghie e con i denti per, insomma, garantire un futuro all'umanità, per far sopravvivere gli esseri umani a Ragnarok indetto dagli dèi. Come sempre vediamo un po' come vengono un po' rappresentati questi personaggi, in particolare Hade, andando un po' controcorrente rispetto a quello che potrebbe essere l'idea o il canone, insomma, del dio degli inferi. Qua si dimostra un personaggio piuttosto diverso da come potremmo immaginarcelo noi, decisamente diverso, e c'è anche un bel lavoro anche proprio sul personaggio di Qin, un personaggio determinato, mosso proprio dalla sua volontà di essere un buon re, fondamentalmente. Molto molto bello, a me piace un sacco, è proprio stupido, ignorante, divertente, però si gioca sempre tantissimo appunto su questi personaggi, come vengono un po' rappresentati, allontanandosi alle volte da quello che è il canone, ripeto, delle storie fondamentalmente di questi personaggi, o alle volte lavorandoci molto su, cioè costruendo quelli che sono i loro poteri, le loro abilità, le loro motivazioni da quella che è la loro storia, fondamentalmente. È una cosa che a me fa impazzire. Sono curiosissimo di vedere anche come si svilupperà il prossimo scontro, che vede, insomma, due condottieri, due combattenti abbastanza interessanti, che non vedo l'ora di vedere come si fronteggeranno. Non ve li spoiler, ovviamente, perché è bello anche questo di Record of Ragnarok, andare a vedere quali saranno gli abbinamenti fra i vari schieramenti per appunto vedere un po' cosa ne sarà dei vari Passando a Panini, è uscito anche il settimo numero della Yu-Gi-Oh! Complete Edition, non mi ricordo mai, il settimo volume di 13. Siamo quasi, anzi siamo, abbiamo appena passato la metà, al solito prezzo di 14,90€. Ogni volta che mi sfoglio di questi numeri sono sempre più contento, torno veramente bambino, perché come ben sapete è
il manga, il fumetto, anzi, da cui io poi ho iniziato fondamentalmente a leggere fumetti, a leggere manga e poi tutto il resto, tutto ciò che ne è venuto, tutto quello che vedete qua intorno arriva dal manga di Kazuki Takahashi, insomma, e quindi c'ho sempre una grande emozione quando leggo o parlo, insomma, di questo fumetto. Tra l'altro siamo nel pieno di una delle mie saghe preferite in assoluto, cioè quella della città dei duelli, dove entrano in gioco anche le divinità egizie, il personaggio di Marik, si scava ancora di più in tutto quello che è il mistero legato agli oggetti del millennio, quindi anche al passato del faraone, al passato dell'alter ego, fondamentalmente Yugi. Vedrei anche qua qualche pagina. Bello, bellissimo. Anche qua è ripensare un po' ai dopo pranzi, fondamentalmente, in cui si avevano luogo, ecco, questi duelli. Un po' mi emoziona, non ve lo nascondo, mi piace sempre tanto veramente riprendere Yu-Gi-Oh, perché per me, ripeto, è proprio fare un gran bel tuffo nel passato, un po' nel viale alberato dei ricordi, in particolare, ripeto, quando si tratta di apparizioni come quella di Slifer o Osiris, come è stato poi rinominato. Non mi ricordo mai qual era quello originale, forse era proprio Osiris. Non ho contezza di questa cosa, però insomma è veramente bello, 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 bello. 14,90€, anche questo, dateci una bella occasione. Provate a leggervi i primi numeri, che sono secondo me anche lì quelli più belli, più interessanti, perché di tutto si parla, meno che del gioco di carte, meno che di Yu-Gi-Oh! Veramente provateci, perché ne vale veramente, veramente, veramente la pena. Parlavamo prima di Kingdom, quindi passiamo a J-Pop, per cui è uscito il 59esimo numero di proprio Kingdom di Yasui Sahara, anche questo uno dei miei fumetti preferiti dal giorno 1, da che è uscito. Abbiamo degli importanti sviluppi su quello che è il conflitto attualmente in corso. Abbiamo visto una grandissima apparizione nel corso degli ultimi numeri, che insomma ha un po' destabilizzato i nostri personaggi, soprattutto il nostro Xin, il capo della compagnia Fake Xin, e che appunto ha portato i nostri protagonisti, insomma, ha un punto molto importante, ripeto, del conflitto. Non vi faccio vedere altro, nel caso lo state seguendo, non vi faccio altro tipo di spoiler, però ripeto, anche questo è un fumetto che dovreste assolutamente recuperare. Si parla tanto di questo fumetto, anzi se ne parlava soprattutto all'epoca un po' come una rivisitazione in chiave cinese e con le battaglie campali, anziché con gli scontri 1-1 di Berserk, fondamentalmente, e certe cose le si possono anche un po', come dire, intercettare di Berserk all'interno di Kingdom, che soprattutto la violenza, certi avvenimenti sono parecchio tosti, parecchio pesanti, non solo per il livello appunto di violenza letteralmente che viene mostrato, ma anche per la pesantezza con cui questi vengono fondamentalmente raccontati. Soprattutto immaginatevi di vedere anche dei cattivi, gli avversari dei nostri protagonisti, veder perdere i loro generali, le loro figure di riferimento nel corso di una battaglia, magari al termine proprio di un combattimento violentissimo, sanguinoso e molto molto combattuto. Immaginate vedere appunto la disperazione piombare su questi soldati, su questi guerrieri, che vengono quindi spazzati via fondamentalmente dai loro avversari, o ancora vedere come i fidati, insomma, di chi perde la vita decide di giurare vendetta fondamentalmente a chi ha tolto la vita dei loro idoli, dei loro maestri, dei loro amici. Fondamentalmente è bellissimo, e poi è una bellissima anche storia di rivalsa, di riscatto. Ci sono tantissimi personaggi che in particolare arrivano dai primissimi numeri, che adesso si sono uniti anche alla compagnia di Fake Xin, la compagnia di Xin, scusatemi, vedere come magari entrano come cattivi, alcuni briganti che cercano inizialmente un po' di fregare i nostri protagonisti, ecco, che diventano tra i loro più acerrimi, fondamentalmente, alleati, tra loro più strenui sostenitori, combattenti, persone su cui questi generali, in particolare Xin, sa di poter fare cieca fiducia, insomma, per parlare veramente, il caldo sta continuando a farmi sciogliere il cervello, però è veramente bellissimo, veramente bello, bello, bello. È una spesa e un'impresa ardua recuperarlo, me ne rendo conto, perché praticamente sono 60 numeri, però fidatevi anche qui, dateci un numerino ogni tanto, andate in fumetteria, ve li recuperate, ve li ordinate, pian pianino ve lo prendete, perché secondo me è veramente una roba che dovreste leggere. Se vi piacciono gli shonen che stanno uscendo adesso, secondo me Kingdom
farebbe faville se appunto qualche giovane che si sta leggendo appunto cose come Sakamoto Days, Jujutsu Kaisen, chi più ne ha più ne metta, si provasse a leggere anche un po' Kingdom, secondo me gli potrebbe piacere molto. Oddio, adesso mi sono ritrovato subito in un impasse, perché effettivamente c'è anche una certa dose anche di strategia, cioè vediamo come i generali e gli strateghi proprio di questi schieramenti si ritrovano a studiare il terreno su cui andranno a combattere, su cui andranno a schierare le truppe, cercare di stabilire una strategia su come l'armata dovrà dividersi e su come dovrà fronteggiare l'avversario, quali movimenti dovrà compiere, quali segnali utilizzare per dare determinate indicazioni. Quindi effettivamente potrebbe anche essere un pochino, non voglio dire macchinoso, ma un pochino pesante, ecco, per chi si legge Jujutsu Kaisen effettivamente ha a che fare con dei wall of text alle volte di come funzionano le maledizioni, per cui potrebbe non trovarsi neanche così tanto, come dire, interdetto di fronte a una cosa del genere, però insomma dipende sempre dal vostro gusto. In ogni caso provate, fidati, datemi retta. Sempre rimanendo in casa J-pop, è uscito anche il numero 29 di Tokyo Revengers con, come sempre, il pack con all'interno, non più questa volta dei character book, ma all'interno il primo numero dello spin-off Una lettera di Baji, di cui non so assolutamente nulla, però Tokyo Revengers, al netto di tutto quello che sta succedendo ultimamente negli ultimi numeri, rimane per me una delle novità più interessanti, più belle che siano uscite negli ultimi anni. Ripeto, nonostante gli ultimi numeri da un po' di tempo a questa parte non siano propriamente ottimi, devo dire la verità, anche io che sono, insomma, sono stato grande grande fan, ripeto, di questa serie fin dai primi numeri, quest'ultimo arco narrativo non mi sta facendo impazzire. Come sempre nel cofanetto, che è venduto praticamente al prezzo di copertina, sono 13 euro, quindi letteralmente la somma dei prezzi di copertina di questi due numeri, quindi sono 6,50 e ovviamente 6,50. Questo è il nuovo numero 29 con un altro dei nostri antagonisti in copertina, come sempre anche bellissimo il lavoro fatto sui vestiti da Ken Wakui. E questo invece è il primo numero di Una lettera di Baji, eccolo qui, spin-off presumibilmente legato proprio al personaggio di Baji, che abbiamo visto nel corso dei primo arco narrativo fondamentalmente di Tokyo Revengers, che è realizzato da Ken Wakui come opera originale. E invece proprio penso la lavorazione, il cognome sarà simpatico da pronunciare, mentre il manga intero, quindi presumibilmente sceneggiatura e anche disegni, è di Yukinori Natsukawaguchi, l'ho fatta, che probabilmente è stato anche un assistente di Ken Wakui, perché lo stile è letteralmente lo stesso. Ci sono alcune differenze, alcune discrepanze, ma praticamente lo stile è questo. Insomma, si vede qualche differenza, per esempio, guardate il volto di questo personaggio qua dietro con la mazza da baseball pronto a colpire uno dei nostri protagonisti. Si vede che lo stile non è quello di Ken Wakui, ma ripeto, è praticamente identico, quindi non mi stupirebbe se appunto questo buon Yukinori, diciamo di nome perché il cognome ne ha posto fa, sia stato appunto un assistente di Ken Wakui durante la realizzazione appunto di Tokyo Revengers. E ripeto, non so cosa aspettarmi, lo sto prendendo soltanto perché, ripeto, Tokyo Revengers è una delle mie serie preferite, ripeto, uscite al momento, quindi ci tengo anche ad avere insomma completo anche il quadro, raccontandomi anche un po' quella che è la storia di un personaggio di cui abbiamo visto sì qualcosa, ma non più di tanto effettivamente, andando anche un po' a memoria. Mentre il 29 non so neanche se sfogliarlo, perché voglio evitare di farmi spoiler, vediamo soltanto uno che si randella. Siamo arrivati letteralmente allo scontro finale, ecco, negli ultimi tre numeri di questa storia, quindi il 29, 30 e 31, vedremo un po' come si consumerà lo scontro finale fra i nostri personaggi. Non voglio vedere altro perché penso che fino alla registrazione mi metterò subito a leggerlo, perché sono stracurioso. E come sempre vengono anche dati dei gadget all'interno di questi pack, in questo caso sono due illustration card che penso proprio arrivino da Una lettera di Baji. Queste sono Baji e l'altro personaggio di cui non riesco a farmi dire il nome, veramente mi prenda un fulmine. E anche questa invece molto più carina, un pochino più familiaresca, un po' più bollica sotto un certo punto di vista, molto molto carina. Quindi come sempre gadget
piacevoli, carini da avere, che però appunto poi ci vengono regalati all'interno del pack, quindi tutto sommato fa anche piacere avere questo genere di cose. E sempre rimanendo in J-pop e terminando con i manga, è uscito anche il secondo numero di L'estate in cui Ikaru è morto, di Momokuren, sempre di J-pop, al prezzo di 6,50€, 6,90€ anzi, che ha un po' confermato quelli che erano le mie idee, comunque le mie impressioni che vi ho raccontato nel corso anche di un video su questa serie, sempre abbastanza inquietante, che però si scioglie un pochino, ecco, soprattutto quando questi due personaggi interagiscono, appunto il nostro protagonista che scopre che il suo migliore amico non solo è morto, ma il suo corpo è stato letteralmente rubato da quello che ancora adesso si pensi essere un demone, vediamo un po', e scopre appunto che il suo amico è stato posseduto letteralmente da questa creatura, e si ritrova letteralmente fra due fuochi, essendo lui molto molto attaccato appunto al suo amico d'infanzia. Vorrebbe tenerselo con sé, vorrebbe comunque far finta di niente e cercare comunque di comportarsi normalmente con il suo amico, nonostante appunto sappia bene che questo sia morto. Ma allo stesso tempo si ricorda spesso e volentieri che tutto quello che fa il suo ricettacolo, fondamentalmente, che adesso è diventato il suo amico, è finto, fondamentalmente. È una banale e fredda replica, appunto, del suo amico di infanzia. Sempre molto molto carino, sempre anche un po' sul filo, come dire, dell'omotensione, tra virgolette, perché si capisce che c'è un rapporto molto particolare fra questi due personaggi. Come sempre io vedo che questo discorso del vedere qualcuno cambiato, del vedere atteggiamenti di una persona diversi da quello che ci si ricordava, da quello che ci aspetterebbe appunto dalla stessa persona, in questo contesto mi sembra anche proprio un po' una parafrasi, tra virgolette, una metafora della scoperta della sessualità, e probabilmente in questo caso anche dell'omosessualità, dell'amore fra questi due giovani adolescenti. E mi piace molto proprio come viene raccontato con una certa delicatezza, fondamentalmente, perché comunque sono dei personaggi che si ficcano in situazioni abbastanza grottesche, abbastanza strane, particolari, però suscitano sempre un po' di tenerezza, in quanto appunto ragazzini, adolescenti, e in più si sta anche un po', come dire, dipanando tutto quello che è il mistero legato a questa creatura, che sembrerebbe non essere l'unica, appunto, di questa sua specie. Vedere qualche altra immagine, intanto, questo è uno dei momenti sempre abbastanza particolari e strani di questi due personaggi. Ripeto, mi piace, è strano, è particolare, è gestita molto bene questa narrazione, questo tipo di suggestioni, è molto molto particolare, però lo sto leggendo con molto molto piacere per adesso, per cui vedremo fino a quando manterrà alta l'asticella a questo livello. Passando poi a Bonelli, sono uscite un paio di cosine carine carine. La prima è il nuovo numero di Dragonero Mondo Oscuro, il numero 10, dal titolo I Simulacri, sempre scritto da Luca Enoch e disegnato da Alessandro Bignamini. Non so niente, non riesco a intuire niente neanche dallo sfoglio di prima, vedo solo che ci sono questi bestioni in copertina che sono quasi dei tori, comunque delle creature simili quasi a dei rinoceronti, fondamentalmente, che ovviamente sono degli abomini scaturiti, insomma, da questa fessura, da questa buca letteralmente che si è venuta a creare proprio alla fine di Dragonero e Ribelle, da cui sono fuoriusciti quelli che sono dei mostri, dei nemici, una minaccia di cui si parla da veramente molto molto tempo nell'universo di Dragonero, che minacciano da tempo fondamentalmente l'Erondar. Stavo sfogliacchiando adesso e vedo che c'è letteralmente una citazione, sembra al Signore degli Anelli, vedo la foggia di questa armatura, in particolare dell'elmo di questo guerriero, è letteralmente quella degli Uruk-hai, e ovviamente anche, per esempio, l'armatura di quest'altro personaggio ricorda molto quella dei Rohirrim, appunto del Signore degli Anelli. Così, vedendola sul momento, ho fatto questo bel viaggione. Solito prezzo di 4,90€, sempre straconsigliato Dragonero, sapete bene che ormai è la mia serie italiana preferita in assoluto, leggetevela, scopritevela, buttatevici dentro, mettetevi a ravanare un po' l'universo di Dragonero, perché è sicuramente molto molto soddisfacente come fantasy. Se vi piace ovviamente questo
il discorso di world building fantasy è una cosa che sicuramente incontrerà il vostro gusto, come la cosa di cui parleremo più tardi. Questa è una roba veramente molto molto figa, una chicchettina che è tornata disponibile da poco e che mi sono subito preso perché è veramente molto molto bello. E poi è uscito sempre per Bonelli il terzo e ultimo numero di Dylan Dog Batman, dal titolo L'incubo di Gotham. Ormai non è più un segreto, perché sembra proprio che in questo team up, improbabilissimo team up, farà la sua comparsa anche Killex, uno dei personaggi ricorrenti più forse importanti dell'universo di Dylan Dog, uno di quelli che ha più, come dire, tenuto il proprio segno, ecco, nella continuity di Dylan Dog. Devo ancora leggere il secondo, non so cosa aspettarmi, quindi evito troppo di soffermarmi su alcune tavole. Come sempre bellissime, mi piace un sacco il lavoro fatto a quattro mani, tra Bertel dell'Edera e Gigi Cavenago. Vi faccio solo vedere la primissima pagina, dove vedo ancora John Constantine, quindi sono molto molto contento. Ripeto, devo proprio ancora leggere il secondo numero, ne ho aspettato che uscisse anche il terzo, così me li posso leggere e tutti e tre in una botta sola. Solito prezzo di 4,90€. Come ben sapete, ve ne ho parlato in un video, parlando in particolare del primo numero. Tutto sommato a me non è dispiaciuto, anzi mi è piaciuto molto come è stato gestito il tutto, come sono state rese determinate cose, anche e soprattutto a livello grafico. Devo dire che, per quanto mi riguarda, questo esperimento riesce soprattutto dal punto di vista di disegno, perché, ripeto, se c'è lo zampino di Gigi Cavenago, di Werther dell'Edera, sicuramente va tutto liscio come l'olio. Però mi piace anche molto come Roberto Recchioni in qualche modo fa recitare i personaggi, in particolare quelli di cui tutto sommato non ha pienamente il controllo, perché chiaramente i personaggi di DC come Batman e compagnia bella, insomma, non sono personaggi di Roberto Recchioni. Dylan Dog è un personaggio che Recchioni conosce veramente molto molto bene, essendo stato ovviamente il curatore della testata di Dylan Dog per tantissimi anni, avendo scritto, scusatemi, diverse storie appunto per Dylan Dog. È un personaggio su cui ha lavorato molto e che conosce, ripeto, molto molto bene. È molto più interessante vedere come rielabora un po' appunto i personaggi della DC Comics. Questo, almeno su questo, devo dire, sono molto 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 soddisfatto. Almeno, poi, ripeto, dal punto di vista grafico è una figata, quindi tutto sommato è buona sta cosa. Fatemi sapere anche qua cosa ne pensate, se l'avete letto anche voi, mi raccomando. Quindi sono un po' curioso di sapere qual è il sentore generale, ecco, su Batman, su Dylan Dog Batman. Questa è la chicchetta di cui parlavo prima. È un volume di Hollow Press che saltuariamente visito anche nei miei acquisti, perché ogni tanto tirano fuori delle robe che sono fighissime, delle robe che poi si avvicinano molto anche quelle che sono le atmosfere sporche del metal, del grind in particolare, una roba che a me piace sempre molto, e trovare anche come vengono restituite artisticamente questo genere di suggestioni mi fa sempre impazzire questa cosa. E quando ho visto che era uscito questo volume mi sono subito mangiato le mani, perché era immediatamente andato esaurito. Ho visto poi che di recente è stata annunciata la ristampa, quindi subito anche qua mi ci sono andato a pesce, di Plastibo, che anche qua è un autore che vi consiglio di andare a seguire su Instagram perché è veramente un genio, ed è Vermis, eccolo qui, Lost Dungeons and Forbidden Woods. Allora, questo sembra letteralmente un mix fra un manuale del Dungeon Master e una videocassetta, non so, mi ricorda un po' questi colori neri e rossi, mi dà un po' quelle suggestioni, ripeto, da videocassetta. Which flesh is your flesh? Molto molto figo. E in realtà questo non è neanche un fumetto, questo è una roba che, ripeto, è fuori di testa. È letteralmente una guida a un videogioco fittizio, ma un videogioco stile Dark Souls, per dire, ancora, ripeto, più horror, ancora più oscuro, molto più, ripeto, metal e grind. Per questo mi piace da impazzire. Tutto quanto fatto come se fosse, tra l'altro, un videogioco degli anni 80-90, forse ancora prima, tutto in 8 bit. Vi faccio vedere qualcosina. E sono proprio la guida, non so come altro descrivere, è una guida. Mi piace un sacco dal punto di vista artistico questa cosa, gli studi sui personaggi visti in questo modo. Queste sono le schede dei personaggi con tutte le statistiche, gli oggetti dati in dotazione, le abilità. È una roba fuori di testa, è una roba fighissima, con anche descrizioni, per esempio, di
boss, di creature che si possono incontrare nel corso del gioco. È una roba geniale, non solo perché, ripeto, è bellissima questa idea di pensare appunto a una guida di questo tipo per un gioco inventato fondamentalmente. Tra l'altro mi sa che poi il gioco è saltato anche fuori, forse il gioco da tavolo, se non mi ricordo male. Ma mi piace un sacco proprio lo stile con cui è realizzato, ripeto, è veramente veramente bellissimo. Se vi piacciono questo genere di fumetti, questo genere di anche progetti fondamentalmente, seguite un po' il lavoro di HolloPress, perché fanno delle robe veramente molto molto fighe. Complimenti, anche perché tra l'altro sono volumi che vengono sì stampati da una casa editrice italiana, ma che arrivano a tutto il mondo fondamentalmente. Sono autori magari che arrivano da altre parti del mondo e che decidono di farsi pubblicare o si fanno pubblicare appunto da HolloPress per poi farsi distribuire in giro per il mondo. Ho trovato dei fumetti di HolloPress a Londra, in una fumetteria di Londra. È veramente una roba geniale, proprio come anche come idea, ripeto, di casa editrice e di cosa propone. Ripeto, a me piace veramente molto e mi riprometto sempre di studiarmi, di prendermi molte più cose appunto di HolloPress, perché merita veramente veramente un sacco. Vi faccio vedere ancora qualcosina, il portatore dell'Ash, bellissimo, veramente sono estasiato, mi piace veramente veramente un sacco. Costa 15 euro, quindi anche tutto sommato molto molto poco. È fatto anche abbastanza bene, mi piace molto, solamente un po' la rilegatura, sento che cede un pochino, però ripeto, parliamo di un editore comunque medio piccolo, non posso aspettarmi certe cose. Sono già contentissimo che insomma siano edizioni fatte così bene, tutto sommato sono molto molto contento, ripeto, soprattutto di essermi accorto della ristampa nel momento in cui mi sono interessato per bene proprio a questa serie. Insomma, dateci un'occhiata, scopritevi insomma il catalogo di HolloPress, scopritevi Plastivo, scopritevi Vermis, perché sono veramente delle gran gran figate. Tra l'altro leggo volume 1, quindi mi immagino che a breve uscirà anche un volume 2, già qua mi frego le mani. Passando a Panini, passando al fumetto americano, è uscito il nuovo numero di Amazing Spider-Man, numero 25, contenente anche qua un nuovo pezzo della Kraven Last Hunt, Lost Hunt Chapter 3, cioè il continuo dell'ultima caccia di Kraven. Anche dal punto di vista visivo non è che mi dica molto, ho proprio saltato a pie pari anche questa serie, non la sto proprio leggendo. Vedo delle cose che appunto non mi piacciono per niente, guardate, per esempio faccio un po' il rompicoglioni in questo caso, se riesco a farvelo vedere un po' la anatomia di questo personaggio. Non mi sembra che il collo sia in linea con le spalle, non mi piace per niente come è realizzato questo, penso erede di Kraven, credo proprio che siano dei figli di Kraven, figli o nipoti, non lo so, non piace proprio, no, come si dice dalle mie parti. E non posso capire, posso immaginare perché certe cose vengano fatte, un po' per magari far sviluppare agli autori che hanno creato queste storie, perché la sceneggiatura di John Mark De Mattei mica pizza e fichi, fondamentalmente magari un sequel della loro storia, piuttosto che in questo caso magari cavalcare anche quello che è l'uscita di Kraven il cacciatore, cominciare a comunque far nasare un po' ai lettori anche dei fumetti di Spider-Man l'aria che si potrebbe respirare appunto parlando di cacciatore Kraven fondamentalmente. Però non è che mi facciano totalmente impazzire in generale, devo proprio essere onesto, non ne ho ancora trovata una rifatta di recente di questo genere di operazioni che mi piaccia particolarmente, devo proprio essere onesto. Una cosa che invece mi faceva molta molta gola era finalmente, che è uscito anche in formato raccolta, il nuovo fumetto di Tom King e Jorge Fornes, che è Danger Street, colorato da Dave Stewart, mi stavo dimenticando, uscito un paio di settimane fa per Panini DC, per la linea Black Label, che raccoglie la prima metà appunto di questa miniserie 12 numeri al prezzo di 25 euro, che riporta insieme il team creativo di Rorschach. Tra l'altro faccio questa confessione, cioè che il Rorschach di King e Fornes ho cominciato a leggerlo un po' di tempo fa, perché mi piacevano molto il fatto di riprendere l'universo di Watchmen, lavorare su un personaggio come Rorschach facendolo in un determinato modo, senza andare magari a riraccontare determinate cose.
costruendo un pochino di più su quella che è proprio la figura di Rorschach, non il personaggio, ma proprio la figura di Rorschach in un determinato contesto. Devo dire, dopo aver letto due o tre numeri americani all'interno del volumone che ha fatto uscire Panini, mi ha un po'... l'ho sentito un po' pesante, devo essere onesto, perché ho detto, sai cosa, lo metto un attimo da parte, tra un po' di tempo, quando sono un pochino più a posto, lo ripiglio, perché l'ho trovato veramente un po' più pesantino. Questo Danger Street, invece, mi dava delle vibes un pochino più, come dire, positive sotto questo punto di vista. Mi sembrava tirare un pochino di più, un po' perché l'idea mi piace molto come concetto di base, ovvero abbiamo questo gruppo di personaggi misconosciuti, non ho neanche idea di chi siano, fondamentalmente uno forse è Sleeper, non mi ricordo male, che decide che vuole farsi arruolare nella Justice League, vuole entrare nella Justice League, e il modo migliore che cava fuori, l'idea migliore che si inventano per farsi prendere la Justice League è quella di evocare Darkseid e sconfiggerlo. Idea più sbagliata possibile e immaginabile per potersi far accettare, soprattutto per poter sopravvivere a tal punto da entrare nella Justice League. E succede che qualcuno ci lascia le penne e da qua si innesca tutto un effetto domino che appunto potrebbe portare alla fine del nostro universo. Vi faccio vedere un po' di tavole. Mi piaceva molto, in generale vi dico onestamente, l'idea di rivedere Tom King a lavoro sui personaggi di Jack Kirby, perché mi è piaciuto molto il lavoro fatto proprio da Tom King insieme a... non mi verrà mai in mente il disegnatore, metterò in sovraimpressione ma non riesco a farmi venire in mente in nessun modo come si chiama. No, non ne la faccio, non ce la faccio, lo scriverò, vi farò sapere chi è, perché al momento proprio non mi viene in mente. Mi piaceva molto appunto l'idea, tra l'altro ironica, come per tutta la serie di Mr. Miracle appunto di Tom King c'era questo mantra che tornava costantemente, Mick Gerards, che tornava costantemente come monito di Darkseid is, queste vignette che ogni tanto apparivano completamente scure soltanto con questa scritta che mettevano angoscio, mettevano un po' di ansia letteralmente, quindi sto Darkseid arriva, no? Ecco, alla fine Darkseid arriva in Danger Street. Ripeto, mi intriga molto, leggo anche che sembra avere un tocco quasi di fantasy, un po' questo genere di vibe. Figo, sono molto molto curioso, anche perché Tom King, insomma, è difficile che canni fondamentalmente. Sto leggendo, devo ancora finire il suo bellissimo Human Target, fatto insieme a Greg Smallwood, è fenomenale, è fantastico, anche quella è una roba che se vi piace il fumetto fatto bene dovreste proprio leggere. Qua si vede anche il buon Orion o Orion, chiamatelo un po' come volete, uno dei, come dire, dei migliori esponenti proprio di nuova Genesi. Cioè, vedere, vediamo se salta fuori. C'è anche questo, sembra, dialogo molto molto particolare fra l'Alto Padre, mi pare che sia appunto il corrispettivo di Darkseid per Nuova Genesi, e appunto proprio Darkseid. Ripeto, mi gasa l'idea di rivedere insieme questi due autori, anche perché Fornes, insomma, ci dà dentro, ha questo stile molto molto pulp, molto molto tradizionale fondamentalmente, ricorda un po' autori come per esempio Alex Stott e altri, che poi hanno un po' preso appunto questa eredità da autori come lui, come David Mazzucchelli, piuttosto che i più recenti Chris Samnee e compagnia bella, David Age. Ecco, mi intriga veramente veramente molto tutto questo, quest'idea, anche perché sono curioso di vedere come si può sviluppare una storia del genere, quali conseguenze può portare, e soprattutto, ripeto, vedere come tutto il discorso, tutto il lavoro fatto da Jack Kirby sul quarto mondo e su questi personaggi verrà ancora una volta rielaborato appunto da Tom King in questa storia. Sono molto molto curioso di leggerlo. Se qualcuno di voi l'ha già letto, mi raccomando, mi faccia sapere qua sotto nei commenti un po' cosa ne pensa, come potete raccontarmi un po' tutto quello che pensate, insomma, di questi fumetti, se li avete già letti, se avete delle, come dire, aspirazioni particolari proprio nei confronti di qualcuna di queste serie. Mi raccomando, raccontatemele qua sotto nei commenti, che sono qua sempre a vostra disposizione. Vi ricordo che se volete recuperare qualcuno di questi bei fumetti, li trovate qua sotto in descrizione, per poterlo fare, come sempre, l'ho già detto, ve l'ho già spiegato, non mi perdo in altre ciance.
E in descrizione, questo è importante, ci sono anche i miei link, come sempre, Instagram, va là, su dai, che è quello che cerco di utilizzare un pochino più spesso, un pochino più, come dire, abitualmente, mettiamola giù così. Vi ricordo, mercoledì, fatevi un giro su questi lidi, perché mercoledì, magari alle 2:30, più o meno, esce una roba che è una figata fotonica, fidatevi. E vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!